una partita bella, giornata calda, 4 gol, tanto non spettacolo. Va bene il risultato? Il risultato va interpretato, nel senso che quando una volta che vai sotto contro la prima in classifica diventa poi dura ribaltarla. Alla fine siamo andati in vantaggio noi e speravamo comunque di poter portare a casa il risultato pieno. È chiaro che è una squadra forte, abbiamo affrontato una squadra forte che ci ha ripreso. E avevamo dei giocatori nel finale di partita che non stavano bene, perché Mastino in occasione del rigore ha preso una forte botta, e avevamo Cossu al quale si era acutizzato un dolore sul tendine del bicipite femorale, e quindi non avevamo più la forza per poter provare a vincerla. Però io credo che sia stata una partita bellissima, accesa, interpretata bene a viso aperto da tutte e due le squadre. Due squadre che hanno fatto un primo tempo, una parte del secondo tempo, secondo me, che non si vedono in questa categoria sicuramente. E alla fine accetto il risultato del campo, anche se è ovvio che quando si gioca si pensa sempre che si possa vincere. Infatti io nella cronaca ho detto che sul 2-1 sono state due grandi possibilità per l'Olbia di andare sul 3-1, poi è stata castigata anche un bel gol, onestamente, di Invernizzi. Penso comunque il risultato equo, confermo. Sì, alla fine il risultato va accettato. Io credo che se avessimo vinto non avremmo rubato niente. Noi devo fare grandi complimenti ai miei ragazzi, perché oggi hanno interpretato una partita sotto tutti gli aspetti nel modo giusto. Abbiamo giocato contro una squadra che ha giocatori di altra categoria, l'abbiamo messa sotto per lunghi tratti. Oggi è una giornata caldissima, è difficile reggere quei ritmi per 90 minuti. Un allenatore, perlomeno io, sono soddisfatto della partita che hanno fatto i miei ragazzi, sono molto soddisfatto. È normale che c'è un pizzico di paura quando giochi contro una squadra come la Viterbese, che ha infilato una serie di risultati utili consecutivi incredibili, ma non posso non essere felice della prestazione della mia squadra. Ma io credo che l'obiettivo sia accettare i playoff e cercare di centrarlo con il piazzamento migliore. Ma io dall'inizio del mio percorso qui ad Olbia, io vi dico che nessuno regala niente a nessuno, tutti hanno un obiettivo, tutti giocano per vincere. Non è sempre scontato che l'Olbia vinca le partite, per cui una partita come questa, ripeto, non si vede in una categoria come questa, secondo me. E l'obiettivo nostro è cercare di arrivare più in alto possibile. Dobbiamo tener conto che è anche l'obiettivo degli altri, e noi stiamo lavorando tutti i giorni di tutte le settimane per cercare di raggiungere questo obiettivo, che non è affatto scontato. Alla fine è un po' di stanchezza in campo, Olbia che ha corso tanto per 60-70 minuti. Ma io credo che la stanchezza ce l'abbiano tutte le squadre in questo periodo della stagione quando incontri una giornata calda come questa. Ripeto, noi avevamo due giocatori offensivi che avevano dei problemi, i cambi erano finiti, purtroppo sono vincolati comunque a delle scelte anche in funzione dell'età, ma vale per noi e vale per gli altri, e quindi non, alla fine le squadre erano un po' stanche. Pareggio giusto? Io penso di sì. Anche se, ti ripeto, io ci ho creduto tantissimo a vincere questa partita, nel momento in cui la ribalti e nel momento in cui ti crei presupposti importanti per andare su 3-1, credevo che si potesse anche vincere. Abbiamo creato dei presupposti in ripartenza, quando loro ovviamente si stavano gettando in avanti per cercare di pareggiare la partita, presupposti ben creati ma non finalizzati nel modo migliore. Però d'altronde non è facile fare gol, non lo è in nessuna categoria, quindi devo dare merito ai ragazzi che comunque ci hanno provato e hanno, io ho l'idea della partita è che l'Olbia abbia messo le corde una squadra importante come la Viterbese. Se si può spendere una parola per un giocatore, credo che Gallo abbia fatto una partita incredibile, cioè di un'altra categoria, cioè un giocatore, quindi diciamo che le scelte iniziali penso che siano state premiate, nel senso che un giocatore in questa condizione giustifica un po' quello che ci eravamo detti venerdì, cioè capisci allora che uno così deve giocare, in campo ci deve stare. Allora, mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda. L'allenatore malvolentieri spende parole sui singoli, perché oggi c'è da lodare il lavoro della squadra. Sicuramente Gallo
oggi ha fatto una grande partita sotto l'aspetto dell'intensità e anche della qualità. È un ragazzo che ha grandi doti, che ha grandi mezzi, è un ragazzo che morde il freno in ogni momento della partita, che va gestito, ma che oggi ha dato un grandissimo contributo per intensità e per qualità, ripeto, alla nostra squadra. Potessi portare a casa il pallone anche tu, cioè eri bello. C'è stata una ripartenza dove ci siamo trovati 3 contro 2, ovviamente è uno scherzo, nel senso che poi 3 gol non lo fa mai fatti neanche a giocare a calcetto con gli amici, quindi il pallone l'avrei lasciato comunque qua. Al di là di questo, no, piacere per una doppietta che non avevo mai fatto. Poi anche importante, una partita così importante contro la capolista, sì. Insomma. Sì, soprattutto per quello e perché ha portato un punto importante, visti anche i risultati delle altre squadre rivali, che oggi per fortuna hanno perso tutte. Comunque noi dobbiamo guardare solo noi stessi e giocare come siamo entrati in campo oggi, con lo stesso spirito, la stessa voglia di fare la partita. Penso che abbiamo disputato un'ottima gara, abbiamo ribattuto colpo su colpo a una squadra che prima in classifica con non so quanti punti abbia adesso, più di 10 punti di vantaggio, quindi siamo anche noi ai livelli della determinazione. Infatti forse la mano un po' più grossa di quanto diceva anche il vostro allenatore, che sul 2-1 avete avuto più occasioni per fare il terzo gol, soprattutto alla fine, dopo il 2-2, negli ultimi diciamo 10-15 minuti abbondanti, al di là di qualche problema fisico che avevano Mastino e Costu, ci è sembrato che vi siate un po' accontentati della troppa melina da 10 minuti. Accontentati assolutamente no. Ci sono situazioni che soprattutto in questa stagione, i primi caldi, dove appunto le squadre crollano completamente sotto, dopo una partita giocata, penso almeno da campo a me, è sembrata a ritmi veramente alti, forse come finora non avevamo mai fatto. E quindi insomma gli ultimi 10 minuti abbiamo un po' sofferto sia il caldo che anche dei piccoli problemi, il dispendio energetico e piccoli problemi ai singoli.